quell'amaro retro gusto. Sei nel posto giusto. Gabriele Cirilli. Ciao a tutti. Lassù, vai, che belli che siete. Mi conoscete, sapete da dove arrivo, dove sono nato, vabbè, ve lo racconto io. Allora, per chi insomma non lo sa, io sono nato artisticamente a Roma dalla scuola del grande Gigi Proietti, al quale farei un applauso strepitoso. Gigi Proietti, sono stato consacrato però... Sono stato consacrato artisticamente a Milano, quindi insomma, ma i miei natali, quelli veri, sono provinciali. Io vengo dall'Abruzzo, sono nato a Sulmona. Conoscete la cittadina Sulmona? È una vedo che la conoscete molto, ma è una cittadina piccola, purtroppo rispetto alle città che ho frequentato per lavoro. Piccola, 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 talmente piccola che se il vigile fischia un'infrazione parte il treno alla stazione. Cioè, è proprio, è piccola, è persino nelle parolacce è piccola. È chiusa e quindi la parolaccia si adegua alla cittadina, vaffangola. Mentre a Roma la parolaccia rispecchia l'ampiezza della città, a Roma la parolaccia è ma vattene un po' fatta d'under, dura 3 ore. A Roma ci si caricano proprio fisicamente, ma vattene un po'. Se tu tagli la strada 1 non lo senti, ma vedi che sta a fa così? Vuol dire che te ci sta a mannà. D'altronde ogni città ha la propria parolaccia, per esempio a Milano sono educati, no? Milano è verso l'Europa e quindi la parolaccia è vada via il chi, no? I più educati vada via il ciap, no? Quelli proprio, è vero? E invece in Sicilia se la godono, a Palermo, vaffangolo! Ah! Tanto che c'ho da fare! A Torino! A Torino la parolaccia è un po' alienata, essendoci la grande fabbrica, un po' di nebbia, la parolaccia è un po'... Vaffanculo, ne? Vaffanculo, ne? Vaffanculo, ne? Vaffanculo, ne? Te e il Giandoia. Invece tra Bergamo e Brescia è diventata tedesca. Tenkühled! È vero? In Emilia Romagna invece è allegra. Lì ti ci mandano proprio... Ma va cagè! Che anche di buon auspicio, perché giustamente non è che tutti proprio ogni giorno... Invece a Catanzaro soffrono, vaffanculo! C'hanno quest'ansia, a Catanzaro quando parlano c'hanno quest'ansia! C'hanno... Pensa, cacciavenne, tutto quando in da spiaggia! Io vengo a Brescia di Catanzaro che si trova... A Sulmona si riesce a parcheggiare tranquillamente, c'è il parcheggio. Invece a Roma, il parcheggio, prima la gente trova il parcheggio e poi si compra la macchina. Pi, 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 c'è un casino. Pi, pi, a Roma, pi, pi. A Sulmona se sentono pi, buttano il riso dal balcone perché pensano che si sono sposati, c'è un matrimonio. A Roma scatta il verde, pi, 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 pi. Scansiti, pi, 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 leviti, pi, 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 pi. Se ti trattieni un po', oh, me sta a scadere la patente, forza! Mamma mia, una volta, ti giuro, stavo aspettando uno che usciva dal parcheggio, mi ero messo un attimo così, passa uno, oh, ma che sei questa strada a strada? Ah, Cirilli, puoi fare quello che ti pare tu, perché mi aveva riconosciuto. È bello perché proprio pi pi pi, non vedono l'ora, pi pi pi. Una signora, a un certo punto, questo non parte? Pi 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 pi, pi pi, pi, pi pi pi, pi, pi pi pi, quello davanti dopo un po', ho capito! La prova pulsanti l'ha vinta te! Un'altra volta a una signora gli si è fermata la macchina, può succedere un guasto al motore, no, per carità. Ho appena successo dietro uno... Dopo un po' la signora scende, va quello dietro, fa senta, se io gli tengo la mano sul clacson, ma vedete che ha fatto la macchina mia, per favore? Si offendono, se tu tagli la strada uno, pure i parcheggi, magari quello ha parcheggiato e ti metti in seconda fila, si offendono, ti mandano, ma ti costruiscono delle, non l'ho mai visti menarsi, ma delle offese tipo, io te faccio clonà, così te meno a te a quell'altro. Un'altra offesa bellissima, io te do un cazzotto in bocca, che il dentista tu a Natale mi mani i cestini.
Io ti giuro, mi sono messo a fianco a uno a Milano, a fianco, cioè in seconda fila, e questo non poteva uscire. Quando è arrivato, cazzo, devo andare al commercialista, devo andare a fare un rogito. Io ti giuro, mi sono veramente spaventato. Questo, mamma, mi metto in macchina, parto, questo se ne accorge e mi comincia a seguire. Comincia pipi pipi alla milanese, pipi 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 pipi, perché a Roma ricordate pipi 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 pipi. Ho detto, oddio, ma questo quante me ne dirà, abituato a Roma. A un certo punto farebbe, mi fermo, chiedo scusa, abbasso il finestrino, quello mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda e mi fa: deficiente. È andato via, l'ho rincorso io. Gli ho detto: no, ma tu mi offendi, oh. Quello, e comunque, città o provincia? Dov'è la tua famiglia? Ciao, ciao ragazzi. Ciao.